Ragazzi, buongiorno a tutti, bentornati sul canale. Allora, prima di partire, ragazzi, vi invito, quello classico, ad iscriversi. Sotto c'è il pulsante iscrivetevi, like, commentate, condividete, iscrivetevi che parliamo di tutto. Allora, oggi siamo qui, ragazzi, con il post partita di Pescara e Empoli, che si è giocato ieri pomeriggio alle 16 all'Adriatico. Ragazzi, vince l'Empoli per 2-1 sul Pescara, quindi colpo dell'Empoli in trasferta. Vinciamo 2-1. Allora, dopo 6 minuti, ragazzi, vantaggio dell'Empoli con Romagnoli di testa su un angolo battuto da Stulaz. Poi al 32esimo del primo tempo, il pari del Pescara con Maestro, questo giovane del Pescara, davvero davvero interessante, va a segnare l'1-1 con una conclusione dopo aver scartato Nicolau. Insomma, fa questa finta, calcia, Prignoli spiazzato, non si muove nemmeno, 1-1. Poi il secondo tempo, ragazzi, al 63esimo, Empoli di nuovo in vantaggio con un gran colpo di testa di Moreo, che batte Fiorillo, palo, gol. Un gran colpo di testa di Moreo, una frustata, ragazzi, di Moreo. Quindi 2-1 per l'Empoli. Poi, ragazzi, riusciamo a gestire bene il risultato, il vantaggio, e portiamo a casa questa vittoria. E ragazzi, niente che dire. Allora, secondo me la prima parte si è giocato bene, almeno fino al gol del Pescara, insomma, quindi fino al 25esimo del primo tempo. Insomma, si è giocato bene, si è tenuto palla, si è provato appunto a segnare anche il 2-0. Poi l'ultima parte del primo tempo, secondo me, ragazzi, abbiamo visto un Empoli che si è schiacciato un po' troppo, ragazzi. E questa squadra, quando secondo me cerca di mettersi troppo dietro, secondo me non rende come dovrebbe rendere. E infatti, ragazzi, poi dopo al 33esimo è arrivato appunto il gol del pari. Poi su questo gol appunto di Maestro, sì, è vero, Nicolau si lascia un po' sorprendere appunto da questa finta. Però, ragazzi, questo giovane è veramente forte, questo è l'elemento più forte del Pescara, secondo me, questo ragazzo giovane. Quindi sì, Nicolau, diciamo che ha sbagliato, ecco, quell'intervento magari poteva temporeggiare un po' di più. Comunque, insomma quel gol, insomma, ci sta. E poi, ragazzi, sì, anche, insomma, nel finale comunque si è rischiato nel primo tempo, insomma, di prendere il 2-1, perché ci siamo schiacciati un po' troppo. Però poi, insomma, il secondo tempo si vede che questa squadra è scesa in campo con un piglio tutto diverso. Insomma, si vedeva che aveva voglia di provare a vincere questa partita, e ci siamo riusciti, soprattutto sfruttando appunto gli esterni, che il primo tempo, insomma, non avevano fatto troppo bene, sia Fiamozzi che Terzic. Ma nella difesa, insomma, si sono rifatti tutti e due. Terzic soprattutto mi è piaciuto tanto, ha spinto bene Terzic. Quindi siamo arrivati diverse volte sugli esterni. Certe volte abbiamo messo delle belle palle, altre volte un po' meno bene. Bisogna farli meglio, sono questi cross. Comunque, insomma, su uno di questi cross dalla destra è arrivato il gran colpo di testa di Moreo. E poi, insomma, tutta l'ultima parte appunto del secondo tempo, secondo me si è gestito bene, perché sì, è vero, il Pescara, insomma, ci ha pressato alto, hanno provato appunto anche con delle azioni a fare il gol del pari. Ma comunque, insomma, ci siamo difesi bene, appunto, anche con Nicolau, appunto, che nella difesa si è riscattato con qualche
intervento bello, secondo me. E poi, insomma, si poteva anche segnare il 3-1, perché comunque il Pescara a un certo punto era tutto su, ragazzi. Abbiamo avuto almeno 3 o 4 contropiedi che sicuramente vanno sfruttati meglio, perché, ragazzi, le partite vanno chiuse, non bisogna portare il risultato in bilico fino all'ultimo, perché appunto basta un'azione che prendi il gol del pari, come abbiamo visto sul finale, il tiro di Memusciai, questa bomba di Memusciai che ha fatto la barba al palo, e lì, insomma, capito, se poi dopo prendi il 2-2, cioè rischi di buttare via tutto quello di buono che hai fatto in un tempo, quindi bisogna sicuramente chiuderle. Comunque, ragazzi, alla fine, insomma, secondo me l'Empoli si è meritato questa vittoria, insomma, per quello che ha fatto in campo. Non una vittoria facile, ragazzi, perché comunque non è facile andare a pescare, a prendersi 3 punti. Ragazzi, loro sono una squadra che, insomma, si vede che gioca bene, è in crescita, con qualche elemento buono, ottimo, insomma, qualche ragazzo giovane. E però, ragazzi, appunto, non è da tutta andare a vincere all'Adriatico. Noi, insomma, l'abbiamo fatto bene, un primo tempo fatto per metà bene, però un secondo tempo, ragazzi, insomma, è fatto veramente bene, mi è piaciuta la squadra, ragazzi. E dietro abbiamo fatto bene, come detto, insomma, Fiammozzi sì e no. Terzi invece ha fatto molto bene, centrale, ragazzi, tutti e due bene, sia Romagnoli che Nicolau, e nel mezzo, ragazzi, secondo me altra grande gara di Bandinelli, che veramente, insomma, ha recuperato tanti palloni, ha spinto bene, ha cercato, insomma, sempre gli inserimenti, Bandinelli, poi, insomma, anche Ricci, quando è entrato, ragazzi, ha fatto bene, ha recuperato tanti palloni, era sempre a pressare. Stulaz, ragazzi, come detto, anche lui è un po' lento, però lui è così, questo giocatore, però comunque, insomma, anche Stulaz, ragazzi, fa girare bene questo pallone dietro. As secondo me, allora, ha fatto un primo tempo non bellissimo, poi anche lui si è ripreso, poi comunque è stato sostituito. Poi, insomma, anche lui può fare meglio, può migliorare ancora, cioè si vede che deve entrare comunque nel fulcro del gioco. E è lì davanti, ragazzi, Moreo è in quella posizione, ragazzi, si conferma veramente una scelta ottima, perché, ragazzi, questo giocatore, insomma, si inserisce fra le linee, seppur con questa stazza. Quando riesce anche, appunto, a fare gol, ragazzi, di testa, se riesce a mettergli dei palloni buoni, lui, insomma, gol li fa comunque di testa. Mancuso, ragazzi, ha fatto bene, non ha fatto gol, comunque anche lui, insomma, si è mosso bene, ha tenuto palla, ha fatto salire tutti, ragazzi, un po' in ombra la mantia. Secondo me lui può fare meglio, perché anche lui, appunto, con questo fisico deve cercare, appunto, di farsi valere di più. Secondo me, comunque, insomma, anche lui si vede che è in crescita, e ci vuole tempo per questi giocatori. Comunque, ragazzi, insomma, direi che alla fine, ragazzi, insomma, siamo a 7 punti dopo 3 gare. Insomma, ragazzi, abbiamo giocato con il Frosinone fuori casa, con la corazzata Monza, con il Pescara, che non era una partita semplice. Secondo me, insomma, comunque 7 punti in 3 partite, ragazzi, un solo gol preso, insomma, secondo me questa squadra, ragazzi, può dire la sua in questo campionato. Certo, ragazzi, bisogna comunque ancora fare meglio, bisogna ancora riuscire a sfruttare meglio tutte le palle che ci capitano. Bisogna giocare meglio sugli esterni, perché, ragazzi, bisogna mettere meglio questi cross per tutto l'arco della gara, ragazzi. Cioè, i giocatori lì davanti, appunto, per sfruttare queste palle ci sono, sì, bisogna mettere, appunto, delle palle tese, dei cross fatti bene.
E poi ragazzi, insomma, si vede che qualche elemento deve crescere, però insomma lo sta facendo piano piano, ma lo sta facendo. E quindi ragazzi, ancora è presto per dire dove possiamo arrivare, però certo è, insomma, che intanto questi 7 punti si sono presi e saranno appunto decisive le prossime due gare con la SPAL fin appunto da martedì, ragazzi, per vedere un po' questa squadra appunto dove può arrivare. Certo è che se l'obiettivo è quello di arrivare nella parte sinistra, siamo parte finale. Poi ragazzi, è inutile dire sì, puntiamo al primo posto e questo insomma non conta niente. Intanto vediamo di giocare bene le prossime partite con SPAL e con Pisa, e poi vediamo come finisce, insomma. E certo è, insomma, che la partenza è stata buona, ragazzi. Io penso che nessuno si sarebbe aspettato, insomma, di fare 7 punti le prime 3, di cui 2 con Frosinone e con il Monza, ecco. Quindi ragazzi, niente, allora, praticamente tra 2 giorni sarà quindi di nuovo campionato con la spalla, ragazzi, sarà tutta un'altra storia, perché insomma sarà una partita molto più complicata che quella di ieri, perché insomma la spalla ieri è vero ha fatto 3-3, ragazzi, ma questa squadra insomma è praticamente la squadra dello scorso anno, ragazzi. Non sarà semplice, però noi insomma scenderemo in campo, magari anche chissà con qualche cambio, magari in qualche ruolo, e vedremo insomma, ragazzi, anche di fare bene anche in casa con la SPAL. Ragazzi, io direi che per il momento è tutto. Mi raccomando, seguitemi per i prossimi video. Mi raccomando, iscrivetevi sotto, like, commentate e condividete. Noi ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti e sempre forza Empoli. Ciao ragazzi.